Agricoltori per un'estate, per imparare a conoscere più da vicino i prodotti del nostro territorio e i segreti di madre natura. È questo l'obiettivo dell'iniziativa che la Coldiretti di Milano, Lodi, Monza e Brianza sta realizzando con i bambini della scuola dell'infanzia dell'Istituto Cadorna del capoluogo lombardo. A ognuno di loro è stata infatti consegnata una piccola piantina di pomodoro che dovranno accudire durante i mesi estivi. È un'iniziativa, spiega Carlo Franciosi, presidente della Coldiretti Interprovinciale, pensata insieme al preside dell'Istituto Giovanni del Bene, che si è reso parte attiva condividendo la politica di Coldiretti per avvicinare i giovani consumatori al cibo sano e al mondo agricolo. La consegna delle piantine è stata effettuata da Stefano Boeri, assessore all'agricoltura del Comune di Milano. Direi che questa è l'Expo che vogliamo, un'Expo che chiama i bambini a capire il valore dell'agricoltura, il valore di un cibo sano che viene seguito in tutta la sua storia, e il fatto che ci sia con noi Coldiretti è una garanzia di attenzione e di qualità all'Expo che vogliamo, e questa cosa si faccia in una scuola pubblica di Milano con dei bambini che vengono da tutto il mondo e che i genitori di questa scuola abbiano prodotto un fascicolo in cui si racconta di come i cibi del mondo ormai fanno parte della cultura culinaria enogastronomica di Milano, beh, è l'Expo.